Ciao! Questa è Arte Green, io sono Licia e io sono Iolana. Oggi vi vogliamo parlare di come realizzare un murales, perché magari anche io all'inizio ho avuto un po' di difficoltà anche a trovare informazioni, mi sono dovuta un po' ingegnare su come realizzarli, e allora vi voglio dare tanti consigli per come farne uno. Tanto ha iniziato con un piccolo murales, piccolo per modo di lungo. Dire, però è piccolo ma lungo, diciamo davanti circolarci Ortignano, nel parcheggio, chi lo vuole venire a vedere può anche vedere questo. Allora, inizio era questo. Sì, e poi dopo uno molto più grande che vi farò vedere nel video, e quindi continuate a guardare il video. Allora, andiamo a vedere come si fa. Allora, oggi vi spiegherò come ho realizzato questi murales. Cosa serve? Allora andiamo subito a vedere cosa serve per realizzare il murales. Intanto i colori, dipende se dipingete con il pennello o con la bomboletta. Io ho usato queste vernici, sono smalti universali murali, sono oppure da esterni, l'acrilico da esterno. Ho usato il bianco, il rosso, il blu e il giallo, i colori primari. Allora, vediamo il colore che vi consiglio, il RAL 5002 per il blu. Il bianco è il bianco, insomma, non sbagliate. Il RAL 1016 per il giallo e per il rosso il RAL 3020. Per i pennelli usate grandi, piccoli, di varie misure a seconda della dimensione del murales. E avete una bozza, una fotografia, allora prendetela e attaccatela a un supporto, a un cartone, perché vi servirà per guardare. Avere la bozza o comunque la foto da poter tenere in mano così e controllare vi tornerà molto utile. Poi se avete da dipingere una grande opera come questa, sono diversi metri, vi conviene prendere una foto, appunto ad esempio questa, questo è da finire, usate un proiettore e la proiettate al muro la sera e la centrate come vi serve e potete segnarvi nel muro quello che vi serve. Un consiglio per il muro, questo è stato già fatto, prendete o l'idropulitrice per pulirlo tutto, è stato fatto anche di qua, perché la sporcizia, tutto, magari anche l'intonaco, da togliere per bene in modo che possa fissare. Oppure se proprio non avete la idropulitrice potete fare anche con questa spazzolina qui di ferro. Mi raccomando di utilizzare, cioè di fare attenzione al muro, perché questo è un muro sano, però faccio vedere anche un altro murales che ho fatto proprio a casa mia, davanti a casa mia, insomma, a Ortignano. Ecco, questo è il muro qui davanti al nostro circolo arce Ortignano. E vedete come era? Questa è l'unica parte che è rimasta. Vedete, è tutto pieno di muschi, di muffa. C'è tanta umidità e poi questo punto d'inverno c'è poco sole. E noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo pulito tutto e abbiamo dato una base, proprio apposta delle basi per poterlo lavorare, che infatti è questo grigio che si vede nello sfondo, quello apposta che come è adatto per dare una base che era anche antimuffa, però come vedete sta tornando la muffa, quindi fate attenzione, perché questo è di 3 anni fa mi pare. E si sta rovinando tutto, purtroppo. Sì, vedete, questa parte magari meno perché è più esposta al sole, però cioè, lo abbiamo pulito tutto con la spazzolina, tutto a mano, però in poco tempo, anche se i prodotti erano apposta, si sta sciupando. Vedete lì com'è, vedete. Sì, anche qua sta uscendo fuori tutta un po' di muffa, si sta sciupando, insomma, quindi fate veramente attenzione quando fate un murales, veramente. Questo invece è un muro
buono. Quindi fate attenzione a dove dovete dipingere, perché sennò rischiate che poi dopo vi si rovini una volta fatto. Consiglio di utilizzare dei barattoli di vetro per i colori in modo da poterli chiudere, delle palettine di legno per girare e mescolare i colori. Come prima cosa vi consiglio di passare con le campiture, una campitura, sceglierla e poi passarci pian piano con gli altri colori in questo modo e poi dopo passare ai dettagli. Che vi sia servito, ci sono tanti consigli che vi do, poi dipende voi come lavorate, se lavorate con i pennelli o con le bombolette, anche se io sconsiglio le bombolette anche perché non è nemmeno ecologico, sì, già che i colori non sono proprio, sono comunque chimici, quindi meglio a pennello, poi comunque io non riesco, non ho mai provato con le bombolette. Penso. Ma magari anche per la salute non è, chi lo sa. Sì, perché devi essere ricoperto. Quindi se voi fate in un altro modo fatecelo sapere, così anche per confrontarsi. Sì, e poi se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green, seguiteci su Instagram artegreen.it, metteteci un mi piace e poi anche visitate il nostro sito web. Allora, al prossimo video, ciao!